come di consueto, con gli articoli 54. Il primo è del consigliere Villa, risponderà all'assessore Campora. In merito ai rumori per le lavorazioni alla cava di Montanasco a Molassana Val Bisagno, durante tutte le ore notturne con il disagio di centinaia di cittadini che vivono nelle abitazioni circostanti. Prego, consigliere Villa. Grazie Presidente, grazie Assessore. Ormai da lunghi mesi, in seguito all'aumento delle lavorazioni di materiali presso la cava di Montanasco, dove appunto vengono lavorate tonnellate di materiali che provengono da altre parti della città, si sono appunto sentite e realizzate nuovi segnali di disagio da parte dei cittadini circostanti che segnalano appunto rumori, fumi durante tutte le ore notturne e diurne. Ed è per questo motivo che la preoccupazione di tutti questi genovesi deve essere chiarita, deve essere soddisfatta. Bisognerà capire quante ore eventualmente in questa casa, questa cava, si può lavorare e altrettanto, insieme al municipio territorialmente competente, intraprendere un nuovo modo per informare i cittadini di questi ulteriori disagi nella nostra Molassana. E allora, ed è per questo motivo che io chiedo all'assessore competente notizie in merito con questa interrogazione, ma altrettanto io credo di farsi carico di una costante informazione ai cittadini ed eventualmente raggiungere l'obiettivo che è quello di limitare ulteriormente questi disagi, perché come da numerosi video, sia audio che appunto video, abbiamo modo di far rilevare appunto questi rumori e questi fumi, altrettanto con le esalazioni di ulteriore vapore acqueo che serve certamente, crediamo, alla lavorazione degli stessi. Avevamo già manifestato in maniera un po' preoccupata relativamente all'aumento e al trasferimento nella nostra Val Bisagno di ulteriori tonnellate di materiali che vengono lavorati. Successivamente avevamo contestato il fatto che la Val Bisagno continuasse a essere sede dei servizi di tutta la città. Avevamo anche proposto eventualmente che si potessero trasferire in altri luoghi questi materiali per poter essere lavorati e ora appunto chiediamo eventualmente se ci sono novità in merito a questi disagi segnalati dai cittadini. Grazie. Grazie consigliere Villa, lascio la parola all'assessore Campora per la risposta all'interrogazione. Grazie Presidente, grazie Consigliere Villa. Nei mesi precedenti avevamo avuto anche alcuni incontri su questo tema e sul fatto che i cittadini lamentavano comunque la presenza soprattutto di rumore. In questi casi la cosa più semplice da fare, la cosa che come amministrazione facciamo è quella di interessare immediatamente la polizia locale e chiederemo, l'abbiamo già chiesto alla polizia locale, di effettuare una verifica in loco, magari nelle ore anche che lei magari ci può indicare anche rispetto alle informazioni che ha ricevuto dai cittadini, per verificare il rispetto anche diciamo, dei superamenti, dei limiti di legge. È un diritto di queste persone che vivono intorno alla cava di Montanasco avere la possibilità, soprattutto di notte, di poter dormire, di poter avere una vita tranquilla. E quindi riteniamo che sia doveroso da parte nostra quello di attivarci. Lo faremo, lo stiamo facendo. Abbiamo
già avviato, qua appena ho letto il 54 stamattina, ho già dato indicazioni alla direzione ambiente di chiedere l'intervento della polizia locale in maniera tale che possa fare una serie di accessi finalizzati a effettuare poi i rilievi che sono poi necessari per andare a contestare delle violazioni e a quel punto intervenire direttamente sui soggetti e sulle imprese che creano questo disturbo, soprattutto nelle ore notturne. Nel giro di una quindicina di giorni ritengo che saremo in grado anche di darle riscontro in merito agli accessi e alle verifiche che verranno effettuate dalla polizia locale. Grazie Assessore. Prego Consigliere Villa per la replica. Sì, grazie. Grazie Assessore, mi ritengo parzialmente soddisfatto. La ringrazio di questi eventuali sopralluoghi per vedere appunto se non ci saranno superamenti fonometrici relativamente a questi rumori. Altrettanto io credo che bisognerebbe lavorare su un piano un po' più generale della città, dove vede purtroppo questa amministrazione trasferire ormai da molti anni materiali in due cave, che sono appunto quella di Montanasco e quella Zanacchi, e chiaramente fanno sì che la Val Bisagno aumenti di numerosi passaggi e quindi di rumore e di eventuale inquinamento elettromagnetico, ma da parte dei fumi e delle polveri e dei rumori, chiaramente questa cosa. Quindi io mi auspico anche che ci sia un ridimensionamento, una diminuzione eventualmente nel rispetto dei lavori di tutti e delle persone che operano comunque anche in queste cave, ma la possibilità, come diceva lei, degli stessi cittadini di poter dormire come diritto di ogni cittadino genovese, ma altrettanto eventualmente arrivare al perseguimento di diminuire appunto le tonnellate di materiali lavorati nella Val Bisagno. Grazie, comunque eventualmente come al solito mi farò carico tra una quindicina di giorni di sapere eventualmente quali saranno i passaggi ed eventualmente i dati e i risultati ottenuti. Grazie. Grazie a lei, consigliere Villa. Allora, attendendo gli assessori competenti, direi di passare alla interpellanza terza del consigliere Giordano, a cui risponderà sempre l'assessore Campora, in merito al progetto definitivo riguardante l'ampliamento della rimessa MT di Via Montalto pubblicato sul sito della Regione. Si chiedono chiarimenti circa la demolizione di quattro caseggiate di Via Vecchia. Se siete d'accordo, colleghi, essendo anche le due successive interpellanze sullo stesso argomento, lascerei parlare di seguito i consiglieri interpellanti e poi daremo la parola alla struttura. Bene? Prego, consigliere Giordano. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Mi chiamo Assessore che lei, dopo una vita di sacrifici e un mutuo sulle spalle, dopo aver ristrutturato il proprio appartamento, un giorno si risveglia da un incubo che si trasforma in realtà, qualcheduno le suona alla porta e le dice: "Guarda, abbiamo deciso di espropriare il tuo appartamento, la cifra è questa. O mangi sta finestra o salti sta finestra". Io direi che questo è un riassunto molto pittoresco, ma molto vicino alla realtà di come il sindaco e questa giunta impone le scelte dall'alto assolutamente non condivise, ma non condivise certificate anche dal fatto che sono 14 mesi che abbiamo depositato una richiesta di commissione proprio in virtù del fatto che manca la trasparenza sul PUMS e su quelle che sono le loro attuazioni nel nostro territorio. Tra l'altro, neanche nelle dichiarazioni pubbliche avete il coraggio di dire che il progetto fatto da Italferre e consegnato al comune risale a metà settembre. Non avete avuto il coraggio di dire che è già stato consegnato il bando di gara e è stato vinto da Arco Lavori, insomma, sul rifacimento di due punti nevralgici del trasporto pubblico locale, che sono la rimessa delle gavette e di Staglieno. Insomma, vorrei capire un attimino come intendete comunicare con la cittadinanza, soprattutto su un progetto che magari in via Alessi il sindaco si sveglia e dice: "Guarda, domani mattina di fronte alle tue finestre si ergerà un edificio più alto di due piani". Magari il minimo che potrebbe essere, uscendo con CRIA,
dire non è giusto, bisogna fare un percorso condiviso con la cittadinanza. Allora, se questo è il vostro percorso condiviso, sinceramente a me ricorda periodi bui della nostra storia, dove le scelte venivano imposte e non condivise con la cittadinanza. Insomma, ho parlato con una residente proprietaria e mi dice che l'ammontare delle economie che gli sono state proposte, anzi non proposte, che gli sono state, diciamo, che sono state lette sul giornale, non equivalgono neanche a quello che è il suo residuo del mutuo e quanti soldi hanno speso nell'edificio che si vede dalla progettazione verrà espropriato. Ho parlato anche con una famiglia vicino alle gavette, una famiglia di disabili, dove praticamente entro giugno dovranno lasciare la loro casa. Ho parlato con un'azienda storica di Stagliano, un ferramenta, che non sapeva neanche dove poter dislocare la propria attività. No, ma io direi che questo percorso che avete imposto alla cittadinanza certifica la vostra lontananza, ma soprattutto un indirizzo politico ben preciso. Quello che manca è la condivisione. La condivisione è stata assolutamente sostituita dall'arroganza di un sindaco che impone alla società e attraverso i suoi assessori modifica i percorsi democratici di quello che sono, che dovrebbe essere il confronto attivo con tutti i cittadini. Grazie consigliere Giordano. Adesso il consigliere Crivello. Si richiedono informazioni in riferimento al progetto e alle relative procedure per l'ampliamento della rimessa AMT di Stagliano. Prego capogruppo. Sì, grazie. Ma come in altre situazioni, assessore, qui ancora di più siamo dinanzi a un presunto, perché poi alcuni aspetti di questo progetto sono da dimostrare che siano di interesse pubblico. Siamo dinanzi a un presunto interesse pubblico e da dove si calpestano i diritti dei cittadini. Sto parlando degli espropriati, coloro i quali naturalmente dopo la costruzione avranno un bel manufatto altissimo, il municipio che non ne sapeva nulla, quindi l'esclusione. E sui giornali dire che è stupore ma è arrabbiatura, siamo stati noi a scoprire che il progetto della rimessa prevedesse la demolizione. Chi altri che dicono abbiamo rifatto nel palazzo una serie di lavori, e lei che aggiunge, virgolettato, l'importante è non creare allarmismi e che non ci siano strumentalizzazioni. Ma più allarmismo che andare a in qualche modo espropriare senza far sapere. La cosa che ha del paradossale davvero, caro assessore, è che se lei si va a leggere, ma dovrebbe ricordarlo, noi l'abbiamo fatto, il verbale della commissione di giugno, il tecnico parla del deposito più grande che abbiamo, ottimi lavori, e nessuno parla di espropri. Lei, idem come sopra, parla naturalmente dei grandi progetti, però dice avranno anche degli impatti, avremo la presenza di dipendenti, e non fa minimamente riferimento. Così non fa riferimento nel comunicato stampa che lei ha fatto il 17 di gennaio, parla di valore economico di questo grande. Allora, siamo dinanzi a una situazione che dire che è imbarazzante è dir poco. Intanto, se lei se lo ricorda a memoria, mi farebbe piacere sapere qual è la distanza effettiva oggi tra il manufatto, l'autorimessa e le abitazioni. Io dico che noi siamo dinanzi a una situazione dove si dice che cambieremo la città con i quattro assi, ma non si dice che l'agenda delle entrate stava già lavorando per espropriare le famiglie. 640 euro mi pare a metro quadrato, è veramente, come ricordava il collega Giordano. Allora, è giustificato che il pubblico interesse per un parcheggio di interscambio e una palazzina a servizio? È giustificato? Io ho dei dubbi. E perché il parcheggio a tre piani? Ci sono anche delle sentenze che da questo punto di vista hanno fatto storia e luce. Allora, ad esempio, nella palazzina ci saranno degli uffici amministrativi, tecnici, spogliatoi, servizi igienici per il personale. Grande rispetto per il personale, per tutti i dipendenti, ma anche questo è interesse pubblico, e non sarebbe stato opportuno coinvolgere quella povera gente, lo dico in maniera naturalmente solidale e non offensiva, pensi a, leggendo anche le interviste, persone di 80 anni alle quali non si dice che gli sarà espropriata la propria casa. Io credo che sia una roba che veramente grida vendetta, non vi fa onore, e naturalmente è tutt'altro, sono argomentazioni tutt'altro di carattere elettorale. Poi detto da chi naturalmente fa le comunicati stampa, le conferenze stampa per inaugurare le rastrelliere per le biciclette, e insegnamenti da voi proprio zero. Grazie consigliere Crivello. Passiamo al consigliere Pandolfo.
Qual è il destino delle 40 famiglie residenti negli edifici di Via Vecchia dai civici 1 a 9, dietro la rimessa MT di Staglieno, destinati alla demolizione per far spazio alla nuova maxi rimessa? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Io credo che un'amministrazione seria non possa delegare la partecipazione dei cittadini ai cappuccini e brioche. A volte c'è anche la focaccia che fa il sindaco in giro nei bar insieme ai cittadini. Io credo che il percorso di condivisione e partecipazione di un'amministrazione seria sia quello di accompagnare progetti importanti, finanziamenti molto importanti che arrivano e di cui ancora poc'anzi abbiamo avuto notizia, sempre per il trasporto pubblico, sempre in Val Bisagno. Io credo che questi denari abbiano bisogno, proprio per la quantità che rappresentano, l'entità, l'importanza rispetto al servizio che possono agire in un territorio che non ha bisogno né di illusioni né di tensioni, perché ne ha avuto troppe nel corso di questi ultimi anni, sia quello di accompagnare questi progetti. Allora, con questa interrogazione mi domando come sia possibile che un progetto che è stato presentato al Ministero, in Regione, debba essere tenuto nei cassetti e non possa essere condiviso con la cittadinanza, a maggior ragione laddove ci sono delle conformazioni che vedono lo sconvolgimento della vita di alcune persone, in particolare dei cittadini di Via Vecchia. Stiamo parlando di 40 famiglie, di 5 civici, appunto dall'1 al 9 di Via Vecchia, che hanno appreso da queste tavole che sono state depositate da chi ha progettato la nuova rimessa MT di Staglieno, si ritroverebbero senza casa. Stiamo parlando della casa, quindi di un bene assolutamente primario. Io credo che questo rischio, seppur io ho letto alcune affermazioni da parte dell'amministrazione, sarà una cosa che ha da venire intorno ai prossimi 18 mesi. Non è sufficiente, le persone hanno bisogno, a maggior ragione, in questa fase di precarietà totale sotto molti punti di vista, di poter organizzare la propria vita. A maggior ragione quando la procedura di esproprio non è stata nemmeno palesata a questi cittadini. Io credo che da parte di un'amministrazione seria ci sia la necessità di accompagnare questi percorsi che appunto hanno un'entità importante in termini di finanziamento, facendo il proprio dovere e non lasciando che altri interessi, l'interesse di costruire e di assolvere certamente il servizio di viabilità lungo la Val Bisagno, travolgano invece chi ha la necessità di avere una casa e di averla anche in prossimità di una rimessa. Grazie. Ecco, la risposta all'assessore Campora. Grazie Presidente, grazie consiglieri che mi date la possibilità di, come dire, di rispondere alle vostre interrogazioni. Giustamente io faccio inaugurazioni di rastrelliere, però devo dire anche che come amministrazione sulla mobilità siamo arrivati a 1,2 miliardi di finanziamenti, quindi ci sono anche le rastrelliere, ma ci sono anche 1,2 miliardi che abbiamo portato alla città. Però anche la rastrelliere e la mobilità sostenibile hanno la stessa importanza e anzi credo che siano un elemento importante anche questo. Allora, innanzitutto non è stata avviata alcuna procedura di esproprio. Questo è il primo punto. Secondo punto, rispondendo a Giordano, non è stato comunicato nessun valore. Nessuno ha comunicato dei valori. Gli unici valori che sono stati comunicati, che non posso ovviamente dire perché si tratta di questioni che attengono ai privati e noi abbiamo rapporti con i privati, quindi sono coperte naturalmente da questioni di privacy, perché non posso dire quanto prende il signor Rossi e il signor Bianchi, riguardano solo le gavette. In tutte queste operazioni viene attivato il PRIS, così come è accaduto anche sulla metro, dove vengono riconosciute cifre, viene dato un valore molto alto agli immobili e poi vengono aggiunti 45-50 mila euro.
Detto questo, siccome non è stato avviato nessun atto di esproprio e i cantieri sono molto lontani, nel senso che dobbiamo completare prima la rimessa delle gavette e poi iniziare la rimessa di via Montaldo, noi incontreremo le persone che ovviamente riguardano, che hanno gli appartamenti, che hanno gli immobili. Lo faremo nelle prossime settimane, essendo questioni che attengono ai singoli privati. Ci vedremo tutti insieme e decideremo che cosa intendono fare. Nel senso che se alcuni preferiscono, come dire, faranno una valutazione, per cui magari ci saranno quelli che diranno io voglio vivere qua, altri che diranno il valore del mio immobile è 70.000 euro, però se me ne date 120, noi comunque siamo disponibili ad andare via, faremo un grande incontro con tutti e decideremo insieme. Anche perché è possibile modificarlo il progetto, bisogna ancora fare il progetto esecutivo, i cantieri partiranno tra un anno e mezzo, e quindi abbiamo tutto il tempo per decidere insieme ai cittadini interessati con le loro proprietà private, possiamo decidere il da farsi. Questo progetto è un progetto importante che riguarda anche i dipendenti di MT, bisogna dare ai dipendenti anche luoghi di lavoro migliori, più moderni. Abbiamo anche un parcheggio di interscambio, peraltro questo parcheggio di interscambio io ringrazio sempre i 5 Stelle, ringrazio il PD perché è loro e anche gli altri partiti perché hanno finanziato questo progetto, quindi anche questo comunque va ricordato. Va ricordato che questo progetto è passato sotto tanti governi, c'è stato Toninelli, ci sono stati altri ministri che hanno giudicato questo progetto valido. Però in maniera molto, molto aperta dico che quanto voi dite oggi è un percorso corretto, cioè i tempi ci sono, siamo già in contatto con i cittadini, li incontreremo e decideremo insieme cosa preferiscono fare. Se ci sarà da ottimizzare il progetto e da ridurlo, faremo in modo di farlo perché abbiamo il tempo per farlo e abbiamo anche la possibilità tecnica di farlo. Quando ci sono dei progetti, i progetti possono essere ridotti nelle volumetrie, certamente non possono essere mai ampliati in fase di progettazione esecutivo, in questo caso si tratterebbe di una diminuzione di volume. Quindi come ho detto ci sederemo intorno al tavolo con i cittadini, nessuno ha avviato delle attività di esproprio, nessuno ha mai comunicato neppure il valore degli immobili, perché io questo poi l'ho verificato perché è stato anche detto che avrebbero ricevuto alcuni cittadini delle comunicazioni. Se è così ditemelo e fatemelo vedere, perché io ho chiesto all'ufficio esproprio per essere sicuro e mi è stato assicurato che loro non hanno mandato nulla. Quindi la cosa che chiedo però è di evitare di strumentalizzare questioni che riguardano poi i singoli cittadini, i privati, e dobbiamo cercare tutti insieme di dare un'informazione corretta. Forse io l'ho fatto poco, cercherò di farlo di più, ma sono sicuro che potrò contare sulla vostra collaborazione. Grazie. Grazie Assessore. Per le repliche rispetterei l'ordine, quindi consigliere Giordano. E intanto come gruppo siamo soddisfatti perché si inizia a parlare, cosa che vi è molto complicata, soprattutto quando vi mandano le email i cittadini a metà novembre, chiedono in che cosa consiste la progettazione definitiva del sistema di assi di forza e del trasporto pubblico locale, dove ci sono le quotazioni anche degli immobili che verranno espropriate. Poi l'ufficio urbanistica risponde e dice non è il nostro ufficio giusto, vi daremo una risposta. E i cittadini a metà dicembre non hanno risposta, allora riscrivono all'amministrazione comunale e oggi finalmente, come si suol dire, la testa fuori dal guscio della tartaruga è uscita e quindi si inizia a parlare. Io direi che ci sono tanti elementi per attivare e avviare un confronto attraverso una commissione, caro Assessore Campora, perché se continuiamo così probabilmente la progettazione definitiva e l'aggiudicazione del bando di 58 milioni di euro per svolgere, diciamo, questa attività a livello di costruzione sicuramente rimane a destare alcune perplessità e soprattutto paure da parte della cittadinanza. Quindi iniziate a parlare, non fate solo
l'inaugurazione delle lastremiere e incominciate a fare un percorso di condivisione che è assolutamente necessario. Prego, consigliere Crivello, per la replica. Se siamo arrivati stupefatti, lo siamo ancora di più dalla sua risposta, ma le dice se avete notizie? No, guardi, io le faccio una donazione, assessore. Le dono la progettazione definitiva del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale, responsabile Alberto Bitossi Antonio. Lei parta da pagina 19, assessore, se non è distratto, e se parte da pagina 19, io non faccio i nomi, lei troverà valore di mercato 640 euro a metro quadrato, indennità di esproprio 37.760. Cosa ci siamo a vedere? Questa, scusi, è strumentalizzazione elettorale politica o è oggettiva? Ah sì? Chi l'ha scritto? Io il progetto definitivo. Ha un bel coraggio lei a dire. Dopodiché, perché se c'è stata strumentalizzazione lei, voi non avete esposto il deposito più grande che abbiamo e non ci metterà contro i laboratori, eh? Perché i laboratori hanno diritto a lavorare in luoghi idonei. Dopodiché, questo non vuol dire che tali scelte debbano ricadere sulle spalle. Il deposito più grande che abbiamo, che sarà completamente ristrutturato, il deposito di Staglieno, Via Vecchia, qui abbiamo un rimessaggio, eccetera, eccetera. Non si parla minimamente in alcuna vostra dichiarazione, al di là di parlare di strumentalizzazioni. Poi cosa vuol dire? Scusi, abbiamo tempo. Come lei dice, i lavori non inizieranno a breve perché prima dovrà essere completato, ma dovete tranquillizzare. Io non so se il dialogo che auspichiamo da sempre, perché noi siamo cresciuti a pane dialogo, a differenza del vostro sindaco che lo fa nei bar e nelle caffetterie. Questo è il documento, non l'ho fatto io, e lei in qualche modo deve rispondere di questo documento, non tanto. La parola al consigliere Pandolfo per la replica. Sull'importanza del progetto non c'è alcun dubbio, perché assolvere ad una esigenza che è quella dei cittadini della Val Bisagno di potersi spostare e di poterlo fare con uno strumento di mobilità che gli garantisca un tempo determinato è un'esigenza alla quale certamente abbiamo ritenuto doveroso rispondere. Chiaramente le modalità sono altro affare e invece riguardano le scelte di questa amministrazione. Ma assessore, anch'io la richiamo a quello che c'è scritto sui documenti che sono stati presentati in regione. A pagina 68 dell'allegato C su Staglieno c'è scritto: gli importi indicati nella presente relazione sono stati calcolati utilizzando i criteri di cui al DPR 327/2001 al fine di quantificare i costi presunti per le espropriazioni afferenti l'intervento di cui è caso. È chiaro allora che è possibile semplicemente fare pochi conti per capire qual è il valore. Il problema credo che oltre al tema della mobilità, però, come spesso accade, questa amministrazione qui, assessore, non è compito suo, ci sono anche degli altri elementi, quelli che riguardano certamente l'urbanistica, che abbiamo capito che si è sottratta, la casa. Alcuni comuni e grandi comuni come il nostro avrebbero la necessità di avere un assessorato pieno alla casa, invece qua è un di cui, e naturalmente sempre nelle mani di due assessori, lei e l'assessore Picciocchi, il resto non esiste. Grazie consigliere Pandolfo. Recuperiamo la interpellanza, essendoci la presenza dell'assessore Rosso adesso. Recuperiamo l'interpellanza al secondo posto del consigliere De Benedictis, cui risponderà appunto l'assessore Rosso. Accertato che nella seduta di consiglio il 23 marzo 2021 veniva approvata all'unanimità la mozione 130 valorizzazione festa dei nonni. Considerato che la festa dei nonni ricorre il 2 ottobre, si chiede all'amministrazione quali iniziative intende promuovere coerentemente con gli impegni assunti a seguito dell'approvazione unanime della mozione di qui sopra. Prego, consigliere De Benedictis. Grazie presidente. Beh, io assessore sono qua. Ok. Lei sa perfettamente di cosa sto parlando, anche se a suo tempo fu l'assessore Bordilli a dare parere favorevole, fu votato all'unanimità 35 su 35, passato un po' di tempo, io non vorrei che succedesse come tantissime altre mozioni che vengono approvate e poi però non hanno più un seguito. È una cosa che chiedo che a tutti faccia cuore, sia proprio a cuore a tutte le persone, perché come l'ha definito Papa Francesco,
i nonni sono gli alberi che continuano a portare frutto. Quindi questa frase direi che abbraccia un po' tutto il senso di quanto riconoscimento, di quante cose vadano dette e fatte sui nonni, perché solamente i nonni sono, anzi, sono quelli che portano avanti, diciamo, le famiglie, perché sappiamo in quale situazione purtroppo si trovano tante famiglie. Se non ci fossero i nonni che danno una mano sotto tutti i punti di vista, questo non potrebbe andare avanti. Allora io le chiedo se, come avevo chiesto nell'impegnativa, io chiedevo di valorizzare di concerto con la Regione Liguria la festa dei nonni attraverso iniziative volte a sottolineare il ruolo fondamentale che si rivestono per la nostra società. Le ricordo anche che quest'anno il 2 di ottobre sarà proprio di domenica, quindi potrebbe essere una bella iniziativa da poter fare, anche perché una volta si faceva con i diciottenni, poi si fanno ancora quelle dei 50 anni di matrimonio ed altro. Quindi io chiedo se l'amministrazione ha pensato a questa mozione. Grazie. Prego, Assessore Rosso, per la risposta. Grazie. Grazie consigliere. L'amministrazione sta lavorando a questa importante giornata che appunto ricorrerà il 2 ottobre. La festa non riguarderà solo la memoria del passato e la figura chiave dei nonni all'interno della famiglia, ma vuole essere un momento educativo e sociale di coinvolgimento delle nuove generazioni. E a tale proposito, di concerto con Regione Liguria, l'amministrazione sta attivando un confronto tra il Garante per i diritti degli anziani, che è stato nominato di recente, la Direzione delle Politiche Sociali, in particolare l'Agenzia della Famiglia se ne sta occupando, e la Direzione Comunicazione Grandi Eventi, Marketing Territoriale e Promozione della Città, perché lo scopo è quello di delineare delle iniziative da calendarizzare per arrivare poi al 2 ottobre e comunicarle per tempo a questo Consiglio Comunale. Tutto questo in modo da celebrare quella che riteniamo un'importante ricorrenza come questa del 2 ottobre, coinvolgendo quindi non solo i nonni e le persone anziane, ma i figli, i nipoti, attraverso momenti dedicati. Prego per la replica, consigliere De Benitis. Sì, la ringrazio, assessore, mi reputo ampiamente soddisfatto. Speriamo che il 2 ottobre tutto fili liscio. Grazie. Bene, passiamo all'articolo 54 della consigliere Paglialunga. Risponderà l'assessore Campora. Si richiedono informazioni in merito al progetto di riqualificazione della struttura dell'ex mercato comunale di Bolzaneto. Prego. Grazie presidente, buongiorno assessore. Come è noto, nel 2019, a seguito di una decisione della giunta comunale, l'immobile dell'ex mercato di Bolzaneto è stato assegnato alla Direzione Valorizzazione del Patrimonio, demandando alla Direzione Mobilità e alla Direzione dei Lavori Pubblici la valutazione di fattibilità di una realizzazione di parcheggio con area verde e di un'area bambini. Il mercato è stato oggetto anche di una mozione votata all'unanimità da parte del municipio relativa ai progetti previsti su quest'area, e all'interno del documento veniva anche ricordato la manifestazione di interesse da parte dei vigili del fuoco per una parte di quest'area. La scelta della destinazione di quest'area è molto sentita dalla cittadinanza, che infatti aveva promosso anche una raccolta firme nel 2018, e le esigenze che erano emerse da questa raccolta firme erano la presenza di spazi a cielo aperto con presenza di spazi chiusi, coperti, la presenza di spazi verdi e giochi per bambini, ma non solo per bambini, ma anche la presenza di spazi per anziani come panchine e campi da bocce. Perché no, ritengo che sia importante anche prevedere una parte di parcheggi a sostegno delle attività commerciali. Nel 2020, inoltre, il gruppo consigliare della Lega in municipio, attraverso i consiglieri Alessio Bevilacqua e Luciana Macera,
avanzò delle proposte specifiche volte proprio all'utilizzo degli spazi dell'ex mercato. Poiché sono stati stanziati i fondi nel programma triennale delle opere pubbliche pari a 1 milione di euro, sono qui, assessore, per chiedere appunto aggiornamenti in merito al progetto di riqualificazione di questo spazio, che è molto importante per i cittadini di Bolzaneto e non solo. Grazie. Grazie consigliere Pallelunga, prego assessore per la risposta. Grazie presidente, rispondo a nome anche del collega Picciocchi che segue questa questione. Condivido il suo intervento e condivido la finalità anche del suo intervento e il contenuto. Posso dire che l'immobile è rientrato nel finanziamento PNRR M5 C21.2.3 per un importo di 1 milione di euro e in questo momento si sta definendo un progetto di fattibilità. Nel mentre si potranno anche insieme condividere quelle che possono essere le destinazioni dell'opera anche rispetto alle richieste che testè ha fatto. Grazie assessore per la replica, consigliere Pallelunga. Grazie assessore, mi fa molto piacere. Allora attendiamo a questo punto la condivisione, non so se sarà possibile fare degli incontri o commissione proprio su questo tema. Grazie. Grazie consigliere. Vicepresidente Grillo è collegato? Sono collegato. Bene, allora passiamo all'interrogazione presentata dal vicepresidente consigliere Grillo e rivolta all'assessore Picciocchi, risponde per delega l'assessore Campora, sui notizie circa i progetti adottati e programmati relativi al Recovery Fund. Prego, vicepresidente. Assessore. Richiamo le iniziative consiliari relative al Recovery Fund. Articolo 54 del 20 ottobre 2020. Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 7 dicembre 2020. Articolo 54 del 18 dicembre 2020. Articolo 54 dell'8 febbraio 2021. Mozione numero 44 del 2021 approvata a voti unanimi nella seduta del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2021. Articolo 54 del 28 giugno del 2021 ed infine l'articolo 54 discusso il 26 ottobre del 2021. Quindi considerate tutte queste mie iniziative relative ovviamente ai progetti adottati e quelli ammessi da parte del governo, ho ritenuto opportuno questa ulteriore iniziativa consiliare, considerato soprattutto che la stampa cittadina nei giorni addietro ha fatto anche un elenco di obiettivi che sarebbero stati finanziati. Per cui concludendo, e mi rivolgo a lei, vicepresidente, se ne faccia portatore di voce anche nei confronti del presidente Bertarello, che sarebbe opportuna, e questa proposta la rivolgo anche al sindaco e all'assessore, che sarebbe opportuna una seduta monotematica del Consiglio Comunale prima
che si concluda l'attuale ciclo amministrativo affinché il Consiglio Comunale prenda atto delle proposte formulate, quelle ammesse, modalità e tempi previsti per realizzare questi obiettivi. Ovviamente questa mia proposta è indirizzata anche alla conferenza ed in modo particolare ai capigruppo del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie Vicepresidente, grazie dei suggerimenti che porteremo certamente a destinazione. Risponde l'assessore Campora, prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere Grillo. Sono l'assessore Campora che sostituisco il collega Picciocchi che segue tutte le tematiche relative al Recovery Fund e relative al PNRR. Ho avuto modo di sentirlo e vista la complessità anche della materia, è stata istituita una cabina di regia che è coordinata dall'assessore Pietro Picciocchi con le direzioni, con anche le società partecipate, perché come lei ben ha detto i progetti sono molti e riguardano molti aspetti, dal tema dell'ambiente al tema delle riqualificazioni urbane, al tema della mobilità, pensiamo alla stazione di Corvetto, oppure pensiamo ai quasi 200 milioni che sono stati inseriti anche all'interno del progetto Quattro Assi. Quindi si tratta di progetti estremamente importanti, penso anche al progetto del biodigestore a Scarpino che è stato inserito anche nelle richieste, per cui credo che valga assolutamente la pena e sia doveroso fare una seduta dove si possa fare un'ampia illustrazione per materia di quelli che sono i progetti che saranno oggetto di presentazione o che sono già stati presentati, perché rappresentano poi la Genova del futuro e porteranno a grandi cambiamenti in città. Quindi sentito il collega Picciocchi mi ha già detto che si rende disponibile una seduta di commissione oppure anche di consiglio comunale su questi temi a cui lei accennava. Grazie. Grazie assessore, prego Vicepresidente Grillo per la replica. Campora assessore, io la ringrazio ovviamente per la sua disponibilità. Le suggerisco ovviamente questa proposta. La Giunta elabori una proposta nel dettaglio elencando le richieste avanzate sugli obiettivi, questi ammessi, modalità, tempi e procedure per realizzare questi obiettivi. Sul Recovery Fund, ovviamente, il problema riguarda in modo particolare il governo, che ha dei tempi tecnici entro cui comunicare alla comunità economica europea, ovviamente rispetto agli obiettivi ammessi, modalità e tempi per realizzare gli stessi. Quindi la mia proposta, se ne faccia portavoce una relazione nel dettaglio da sottoporre ad una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Se poi rispetto a questa seduta monotematica occorra una commissione consigliare preliminare, anche questa ovviamente ci pone l'obbligo sia programmata. Io la ringrazio e mi auguro veramente che prima che si concluda il ciclo amministrativo fare chiarezza sugli obiettivi che ho elencato e sul quale lei alcune di queste ha recepito. Grazie. Grazie a lei, Vicepresidente. Passiamo alla interrogazione del consigliere Rossi, risponde sempre l'assessore Campora, è relativa all'area Cani
al belvedere di San Pier d'Arena. Prego, consigliere Rossi. Grazie Presidente, intanto buon lavoro Presidente e buongiorno Assessore. Parliamo di una tematica che credo sia conosciuta anche all'Assessore Campora, ci sono state diverse interlocuzioni con l'Assessorato, un desiderata dei residenti del quartiere che usufruiscono di un giardino che molto spesso ha creato problematiche al belvedere per le cattive frequentazioni, perché varie bande di ragazzi lo utilizzano per fumare e per altre situazioni non molto gradite nel quartiere, e che poteva appunto, grazie a questo lavoro che loro fanno di messa in ordine, di pulizia di questo giardino, attraverso il progetto della realizzazione di area cani presidiata meglio. Ci sono state diverse interlocuzioni, sono venuti gli uffici che hanno visionato l'area con alcuni interventi sarebbe potuta diventare un ottimo spazio di sgambatura cani, perché ha tutto quello che è necessario per realizzarlo. È venuta anche la municipalità, in realtà le due gestioni, quella precedente del centro ovest e quella successiva. Adesso però sono passati 4 anni e mezzo e la situazione è ferma, quindi bisogna un attimino capire se realmente, come in altri municipi, la responsabilità è municipale. Allora bisogna che si arrivi alla soluzione di questo problema, perché che è sentito, e non vengano presi da parte, diciamo, di alcuni in giro, ma tra virgolette, i residenti, rimbalzandosi le responsabilità. Se invece la responsabilità è del comune e di Aster, che deve iniziare il lavoro, bisogna che invece lo iniziamo. L'importante è il risultato finale. Il risultato finale è l'ottenimento di quest'area cani, che è fondamentale e gradita da tutti. Il dare risposte concrete a questi residenti e risolvere un problema che è anche un problema a questo punto qua anche di sicurezza. Quindi chiedo appunto tanto di fare ordine proprio per l'interesse dei residenti, di sapere la verità qual è, e di dare appunto quelle informazioni basilari per risolvere un problema che appunto è importante e sentito dalla cittadinanza. Se consigliere Rossi, prego Assessore Campo. Grazie Presidente, grazie consigliere Rossi. Partiamo innanzitutto da una considerazione che le aree cani non sono sufficienti rispetto a quello che è il numero di cani presenti in città, che ricordiamo essere un numero che supera anche i 50.000 unità. E possiamo dire che questa attività, come spesso ripeto anche nei consigli comunali, è propria anche dei municipi, proprio perché io ritengo che i municipi nella loro territorialità sono i soggetti che hanno maggiore titolarità, se vogliamo, anche intervenire su queste materie, così come intervengono sulla mobilità secondaria e fanno altre cose. E questo lo stabilisce anche la delibera 22 gennaio del 2015. Io ho fatto una verifica per quanto riguarda la direzione ambiente e l'ufficio animali, e ho verificato che noi, nel momento in cui ci è stato chiesto un parere, abbiamo espresso un parere positivo, ribadendo l'importanza delle aree di sgambatura, e naturalmente ci siamo resi disponibili a dare per quanto possibile anche una consulenza, anche se poi non è l'ufficio animali che interviene fisicamente per fare le opere. Il municipio poi deve prendere in carico, comunque deve attivarsi, perché cioè è il municipio che deve verificare i siti, ed è il municipio poi che deve attivarsi con altri uffici comunali o con la sua direzione tecnica per fare tutte le verifiche del caso, e poi in ultimo stipulare anche un patto di collaborazione con un'associazione che possa in qualche modo garantire la gestione dell'area. Questo è uno degli elementi più importanti, perché le aree poi abbandonate a se stesse, non gestite, diventano delle aree poi poco utilizzabili dagli stessi cani, e diventano anche da un punto di vista igienico per i cani non adeguati. Quindi io ho fatto questa mia verifica e farò magari nei prossimi giorni anche col collega Picciocchi
con l'area del facility management, verificherò anche con loro se per caso sono sorti altri problemi, però posso dire che come comune abbiamo fin da subito espresso un parere positivo e poi il municipio, non so se l'ha fatto perché non ho avuto tempo di verificarlo, dovrebbe essersi attivato per poi portare avanti l'iter. Comunque io rimango a disposizione anche per cercare di portare a casa, come diceva lei, un'esigenza che è sentita dai cittadini. Prego per la replica, consigliere Rossi. Grazie, assessore. Ma sì, brevemente, intanto ringrazio l'assessore per la disponibilità e dimostra appunto che il lavoro da parte dell'amministrazione comunale c'è stato. Serve allora a questo punto qua andare a incanalare quello che è il tassello mancante a questo punto qua, perché è evidente che manca un tassello se non si è arrivati in 4 anni e mezzo all'obiettivo finale, e per esclusione è il lavoro del municipio, auspico di no. Sono convinto che magari appunto riuscendo a mettersi tutti intorno a un tavolo si arrivi a trovare una soluzione concreta, una soluzione che secondo me va traguardata entro la fine di questo mandato, perché sono 4 anni e mezzo che ci siamo dietro, sono 4 anni e mezzo che i residenti lo chiedono, c'è un problema appunto, lo diceva prima, di sicurezza, non ci sarebbe il problema di non presidiarla perché è già molto frequentata da padroni dei cani durante il giorno, quindi basta solamente un po' di buon senso e un po' di logica da parte di tutte le parti coinvolte e interessate. Sono convinto che ci si riuscirà, auspico appunto che come il Comune sta facendo la sua parte, anche il Municipio lo possa fare. Grazie consigliere Rossi, passiamo alla successiva interrogazione. Consigliera Lodi, notizie sul cronoprogramma relativo alla ricollocazione delle barriere antirumore autostradali. Risponde l'assessore Campora. Grazie presidente, grazie assessore. Intanto partiamo dalla norma di legge nazionale, all'articolo 6 della legge 447 del 95 viene evidenziato l'onere di controllo da parte del comune rispetto al contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico. Da lì parte tutta la responsabilità, che io credo pesante, di come si stia affrontando il tema dell'abbattimento e la non ricollocazione veloce delle barriere antirumore a seguito della drammatica situazione del crollo del ponte Morandi, quindi parliamo del 2019. Da 2019 sono state, diciamo, rimosse tutte le barriere antirumore, abbiamo quartieri invasi da rumore, da polveri, dove la vita è diventata insostenibile. Abbiamo avviato più volte impegni, percorsi, dove si chiedeva innanzitutto il cronoprogramma e soprattutto nel momento in cui sono stati fatti i controlli e sono stati attenzionati gli organi di controllo, la stessa ARPAL più volte ha scritto che siamo oltre ogni limite. Lo ha scritto rispetto al quartiere di Rivarolo, Bolzaneto e la Valpolcevera. A giugno lo ha scritto anche per quanto riguarda il quartiere di Sestri, Pra e Palmaro, dicendo che i valori misurati in corrispondenza dei tratti di barriera parzialmente smantellata testimoniano un clima acustico complessivo in occasione delle misure condizionato in modo determinante dalle emissioni autostradali e pertanto sono indicativi di potenziali situazioni di supero dei valori limite di faccia autostradale, cioè oltre i... Scusate, però non si riesce, cioè... Presidente, se si riesce a... perché... Abbia pazienza, con un superamento dei 70 decibel. Da qui ovviamente tutte le conseguenze di malore e di malessere dei cittadini che abitano questa zona. Io assessore le faccio però 2 domande specifiche. Oltre all'aggiornamento rispetto a autostrade, noi abbiamo fatto una, chiamiamola call, a novembre, in cui si era preso l'impegno di attivare e fare in modo che venisse convocata una commissione consigliare proprio per affrontare questo tema, perché Autostrade si era comportata, a mio avviso, non correttamente in quella call, dicendo che non era in grado di definire un cronoprogramma. Nel frattempo sono partite le ricollocazioni in Valpolcevera, che stanno andando molto a rilento e non c'è segno di altra collocazione da nessun'altra parte. Allora, abbiamo i valori che superano la norma, la salute dei cittadini compromessa, abbiamo quartieri invasi da rumore e polveri, la responsabilità su un attesto nazionale del comune e Autostrade che nicchia. Quindi assessore, oltre a chiedergli l'aggiornamento della situazione, sempre che Autostrade lo abbia fornito al comune, le chiedo anche come intende procedere sia rispetto al coinvolgimento del Consiglio Comunale, sia anche rispetto a Autostrade che
mette in condizioni di rischio la popolazione in maniera diffusa su tutta Genova, anche dove stanno per essere ricollocate, che ripeto sono ancora molto molto indietro e di una zona molto limitata. Grazie. Grazie consigliera Lodi. Prego assessore Campora per la risposta. Grazie presidente, grazie consigliera Lodi. Condividiamo il fatto che partiamo da un elemento che condividiamo tutti, il fatto che si deve procedere più velocemente possibile per la messa in opera delle barriere antirumore, che sono un diritto di tutti i cittadini che vivono nelle zone limitrofe al sedime autostradale. Alcuni interventi sono già iniziati, alcune progettazioni sono ancora in corso dalle verifiche che ho fatto. Naturalmente sono state verifiche molto veloci, perché poi lo strumento del 54 diciamo è uno strumento che non dà molto tempo per riuscire anche a prendere contatto con tutti i soggetti. C'è un elemento sicuramente di disturbo che riguarda il posizionamento delle barriere antirumore, che è la questione anche relativa ai cantieri autostradali che noi abbiamo, ed era uno degli elementi che erano usciti anche nel corso di quella riunione che avevamo fatto. Il Comune di Genova in ogni occasione, in sede prefettizia ma anche in altre occasioni, ha sempre in maniera molto chiara detto ad ASPI ed Autostrade che si deve procedere velocemente, proprio per le ragioni a cui lei faceva riferimento. Credo quindi che possa essere utile un ulteriore aggiornamento con Società Autostrade, per avere un aggiornamento di quello che è il piano che era stato presentato nell'autunno e che naturalmente viene rimodulato. Noi chiediamo sempre una restrizione dei tempi rispetto a quelli indicati, ma viene anche rimodulato in base a quelli che sono i cantieri, le chiusure che purtroppo affliggono ormai da tanto tempo la nostra città. Si era dato, vada a memoria, si era data una data di fine lavori che mi pare fosse il 2024, noi abbiamo fin da subito detto che il 2024 è una data troppo in là e quindi lo chiediamo in ogni sede ad ASPI di restringere ulteriormente i tempi. Quindi io mi impegno a organizzare comunque un incontro con ASPI, una commissione consigliare, ci dobbiamo naturalmente affrettare perché non abbiamo più molto tempo davanti, perché credo che possa essere utile e possa essere uno strumento attraverso il quale ancora una volta con più forza possiamo chiedere ad ASPI interventi più celeri. Prego per la replica, consigliere Lopez. Allora, grazie Presidente. Assessore, bene la commissione consigliare, visto che abbiamo settimane vuote di commissioni consigliari, credo che sia possibile organizzarla, però io chiedo di fare una riflessione, cioè più che chiedere di fare velocemente i lavori, io credo che ai sensi della norma nazionale il Comune debba procedere in modo giudiziario rispetto ad Autostrade, perché la situazione evidenziata dagli organi di controllo è fuori legge. Quindi credo che non sia più sufficiente spingere Autostrade ad accelerare i tempi, ma penso che la responsabilità che il Comune ha dal punto di vista normativo sia quella di procedere e chiedere conto ad Autostrade, poiché questo superamento dei limiti costante, diffuso, porta sicuramente, lo dico certo perché altrimenti non sarebbero state fatte le barriere antirumore, delle conseguenze sulla salute importanti sui cittadini. E secondo, le ricordo che non era stato fatto alcun cronoprogramma definitivo, quindi noi su questo avevamo chiesto alla commissione consigliare e sarebbe bene che su questo tema da parte sua ci fosse un aggiornamento continuo, proprio perché stiamo parlando di molti cittadini e di una situazione diffusa. Rimaniamo in attesa e chiedo al Presidente di prendere atto di questa disponibilità dell'assessore per dire appunto all'ufficio commissione consigliare di convocare una commissione al più presto, perché questa credo che sia la prima cosa da portare avanti. Grazie. Grazie consigliera Lodi. Buongiorno a tutti i colleghi. Cominciamo la seduta del 22 febbraio 2022 del Consiglio Comunale di Genova. Do la parola al segretario generale per l'appello.
Buongiorno, procedo con l'appello. Morfini, Anzalone, assente giustificato. Riotti, assente giustificato. Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, assente giustificato. Bruccoleri, Brusoni, assente giustificato. Bucci, Campanella, Cassiba, Ceraudo, Corso, buongiorno, Costa, presente, Crivello, De Benedictis, Ferrero, presente, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, presente, Immordino, presente, Lauro, assente giustificata. Lodi, Mascia, buongiorno, Tonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, assente giustificato. Pirondini, Putti, presente, grazie. Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Macalebre, Villa. Sono presenti 34 aventi titolo. La seduta è valida. Possiamo cominciare. Signor Sindaco, assessori, colleghi tutti, prima di cominciare la seduta del Consiglio Comunale odierno e trattare gli argomenti locali e amministrativi nell'ordine del giorno, certo di interpretare il pensiero di tutti, mi sia consentito di esprimere la preoccupazione di questo Consiglio per la brusca e preoccupante accelerata della crisi in Ucraina. Nel contempo, ovviamente, rivolgo sempre a nome di tutto il nostro Consiglio Comunale di Genova l'auspicio che gli sforzi diplomatici profusi, anche dal rappresentante del nostro Paese, consentano una rapida e ottimale soluzione della crisi stessa. Credo che il nostro Paese, l'Europa e tutti gli altri Paesi coinvolti, più in generale la popolazione mondiale, abbiano il diritto di aprire il cuore alla speranza e al futuro dopo 2 anni di dura lotta contro il virus e i suoi devastanti effetti. Grazie per la vostra attenzione. Possiamo cominciare il Consiglio Comunale. Abbiamo 2 ordini del giorno fuori sacco che procedo a leggere. Il primo: proposta deroga sulla gratuità dell'occupazione suolo pubblico per gli esercizi commerciali. Premesso che attualmente le attività commerciali beneficiano della gratuità relativa all'occupazione del suolo pubblico per la sistemazione di strutture permanenti o semipermanenti, che permettono loro di ovviare alle difficoltà che il periodo pandemico ha portato ai loro esercizi. Preso atto che il periodo emergenziale porterebbe a breve terminare con esso le concessioni alle attività commerciali, considerato che il termine temporale dello stato di emergenza non combacerà con la fine delle difficoltà dei commercianti che dovranno affrontare ancora mesi difficili, si impegnano il Sindaco e la Giunta ad attivare tutte le possibili azioni al fine di prorogare almeno fino al mese di giugno la concessione gratuita dell'occupazione del suolo pubblico al fine di supportare tutte le attività del territorio. Mettiamo in votazione ovviamente l'ordine del giorno che ho appena letto.
dobbiamo prima dare il numero. Chiamiamo i consiglieri collegati a remoto. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Vicepresidente Grillo. Favorevole. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Putti. Favorevole. Bene, colleghi, l'ordine del giorno è approvato con 33 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. Passiamo al secondo ordine del giorno. Manifestazione di protesta durante la visita di Draghi. Tenuto conto che durante la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Genova il 9 febbraio scorso alcuni cittadini hanno manifestato con cartelli e striscioni le sofferenze che subiscono quotidianamente. Tenuto conto altresì che ogni forma di dissenso è stata eliminata dalla sicurezza impedendo qualsiasi possibilità di libertà di espressione. Considerato che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata il 4 novembre 1950 e il testo coordinato con gli emendamenti di cui al protocollo numero 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1 novembre 1998, e il titolo primo e l'articolo 5 esprimono il diritto alla libertà e alla sicurezza. Considerato altresì che l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea esprime con fermezza che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte dell'autorità pubblica, senza limiti di frontiere. L'articolo 21 della Costituzione sancisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Si impegnano il sindaco e la giunta a incontrare in conferenza capigruppo i manifestanti per comprendere le ragioni del dissenso che ha provocato la protesta pur pacifica e non violenta durante la visita del premier Draghi. Bene, colleghi, si vota. Chiamo i colleghi collegati da remoto. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferraro. Favorevole. Vicepresidente Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Putti. Favorevole. L'ordine del giorno è approvato con 33 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto. Bene. Cominciamo adesso, colleghi, con l'ordine del giorno. Prego, prego, consigliere Terrile, mozione d'ordine. Sull'ordine dei lavori, presidente, perché faccio notare che la minoranza del Consiglio Comunale non solo oggi suo tramite presiede il Consiglio, ma tiene anche il numero legale, perché oggi ci sono 6 assenze, ripeto, 6 assenze tra i banchi della maggioranza. Allora, visto che, e lo diciamo con grande rispetto, visto che sappiamo che un consigliere di minoranza ha avuto un lutto e per questo rispetto noi oggi non solleviamo, di maggioranza, scusate, noi oggi non teniamo il numero legale perché non vogliamo neanche che si possa pensare che strumentalizziamo questo fatto, però pensiamo che ci sono altri 5 consiglieri di maggioranza che non hanno subito alcun lutto, qualcuno a Sciare, qualcuno in consiglio regionale, e credo che per rispetto al consiglio di tutti e alla presenza di quelli che siamo qua, sarebbe bene che lei, per il tramite poi anche del Presidente del Consiglio, faccia presente ai consiglieri assenti che sarebbe bene partecipare al Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Terrile, annotiamo l'intervento e faremo
presente ai consiglieri assenti di quanto appena lei ha esposto. Bene, procediamo con l'ordine del giorno. Al primo punto, la delibera proposta giunta al Consiglio numero 0020, proposta numero 2 del 10 febbraio 2022, Genova Parcheggi modifica statuto, proposta avanzata dagli assessori Picciocchi e assessore Campore, assessore Campo. La proposta ha un documento, l'ordine del giorno del vicepresidente Grillo, a cui do la parola per l'illustrazione. Mi sente, presidente? Sì, vicepresidente. Mi sente? Sì, sì. Sì, l'ascoltiamo, vicepresidente, prego. Allora, l'ordine del giorno richiama quanto è previsto dalla relazione. In particolare viene specificato, ritenuto di modificare lo statuto della società ampliando l'oggetto sociale e introducendo la possibilità di svolgere le seguenti attività. Al punto A viene specificato la gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extratributarie tributarie, individuate dal Comune di Genova ed eventualmente anche da altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali che esercitano il controllo analogo sulla società, nonché tutte le attività connesse e complementari nel rispetto delle normative vigenti. Al punto B viene specificato l'attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al punto A a favore di soggetti terzi, nonché la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali. Per quanto, presidente, colleghi del Consiglio, ho evidenziato, con l'ordine del giorno si impegna sindaco e giunta per i seguenti adempimenti: monitorare periodicamente i compiti affidati a Genova Parcheggi e riferirne l'esito annualmente al Consiglio Comunale. Quindi ritengo che rispetto a questa delibera che attribuisce competenze alla Genova Parcheggi vi sia poi un rendiconto annuale sui risultati acquisiti e sull'attività svolta. Grazie. Grazie, vicepresidente. Sul documento affidiamo il parere della Giunta all'assessore Campora. Prego, assessore. Grazie, il parere della Giunta è favorevole. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 1 del vicepresidente Grillo con parere favorevole della Giunta. Prego, colleghi, la votazione è aperta.
Chiamiamo alla votazione colleghi da remoto, collegati da remoto. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Vicepresidente Grillo. Favorevole. Consigliere Mordino. Favorevole. Consigliere Putti. Favorevole. L'ordine del giorno è approvato con 35 voti favorevoli. Passiamo adesso alla delibera. Ci sono colleghi dichiarazioni? Dichiarazione di voto intendo ovviamente. Non essendoci richieste di intervento, pongo in votazione la delibera proposta giunta al Consiglio numero 2 del 10 febbraio 2022 che con comprensiva dell'immediata eseguibilità. Prego, la votazione è aperta, colleghi. Abbiamo risparmiato le... È sempre la prima volta. Prego, consiglieri collegati da remoto, per la votazione. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Vicepresidente Grillo. Favorevole. Consigliere Mordino. Astenuto. Consigliere Putti. Astenuto. Diamo lettura dei risultati della votazione. Favorevoli 19, astenuti 16. Il Consiglio Comunale approva la delibera portata in esame. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, colleghi. La mozione 0102 del 3 settembre 2021, visibilità dissuasore di soste e pali sui marciapiedi. L'atto è presentato dalla consigliera Lodi Cristina, Terrile Alessandro, Bernini Stefano, Pandolfo Alberto, Villa Claudio. Do la parola per l'illustrazione alla consigliera Lodi Cristina. Grazie, grazie Presidente. Questa mozione era appunto, riprendeva una serie di mozioni, direi che questa è l'ultima, approvate in Consiglio Comunale a seguito di un'azione di sensibilizzazione partita dal municipio Quarta Media Valbisagno rispetto alla diciamo mobilità delle persone meno abili a Genova e quindi anche rendere più sicure le strade e più accessibili rispetto a quanto siano ad oggi. Questa mozione, Presidente, però è abbia pazienza, no? Grazie. Allora, l'oggetto è proprio la visibilità dei dissuasori di sosta e pali sui marciapiedi.
Questa mozione infatti parte, come dicevo, dalla premessa che fa riferimento a una mozione di pari oggetto approvata dal Consiglio del Municipio Quarte a Media Valbisagno in data 15 luglio 2021, il cui testo viene qui sotto riportato. Nelle premesse si dice, appunto, si sottolinea che Genova è invasa da togliolini di colore grigio che si confondono con quello del selciato e da moltissimi pali e paletti sui marciapiedi, anch'essi di colore grigio e perciò poco visibili. Gli uni e gli altri sono causa di incidenti e cadute. Considerato che a Genova ci sono molti ipovedenti e tantissimi anziani ultra 65enni, la media europea è del 19% della popolazione, mentre a Genova si raggiunge il 29,8%, che pur non essendo ipovedenti, certamente sono persone con minore capacità visiva legata all'invecchiamento. Quindi tutto ciò premesso, riportando le premesse date dalla mozione che riprende altre mozioni dove davvero si faceva riferimento sia alla popolazione ipovedente e anche alla popolazione però anziana, di cui Genova è testimone in gran numero, nella mozione della Media Valbisagno si chiedeva al Presidente della Giunta Municipale di attivarsi nei confronti della Giunta Comunale per farsi carico di chiedere che tutti i tognolini e i pali di Genova vengano dipinti con strisce bianche e nere. In tal modo, per effetto del contrasto bianco-nero, la visibilità sarebbe migliore. Per quanto riguarda i costi, si potrebbe sicuramente contenere utilizzando persone operanti nell'ambito dei servizi sociali e dei lavori dei socialmente utili. La presente mozione è stata, diciamo, sostenuta ed è supportata dalla Unione Italiana Ciechi, dall'Istituto Davide Chiossone e dall'Associazione di Liguria. Con questa diciamo, mozione, quindi riproponiamo, che nel frattempo diciamo, è passato anche molto tempo, perché questa mozione è del 3 settembre 2021, e chiediamo di recepire automaticamente quanto approvato all'unanimità nel municipio della Media Valbisagno, e nel contempo a dare riscontro allo stesso municipio a quanto richiesto nell'impegnativa della mozione relativamente alla richiesta di dipingere a strisce bianche e nere i tognolini e i pali in modo che per effetto contrasto sia migliore la loro visibilità. Sicuramente quando si parla di sicurezza delle strade il tema è ampiamente diciamo affrontabile sotto tanti punti di vista, perché sicuramente ci sono gli incidenti stradali che segnalano un importante allarme rispetto alla sicurezza delle strade, ma ci sono tutti quegli incidenti legati alla incolumità delle persone, legati a una manutenzione da una parte non buona, dall'altra invece che può essere migliorata proprio perché è segnale di limite e di ostacolo a persone che hanno maggiore difficoltà di mobilità legate sia a una disabilità sia anche a una condizione di vita che può essere la vita oltre appunto i 65 anni. Per cui assessore, con questa mozione nel contempo magari invece sono successe delle cose, perché ripeto è una mozione che risale a settembre, le chiediamo in qualche modo di recepire quanto ipotizzata e nel contempo anche di dare ritorno al municipio della Media Valbisagno. Grazie. Grazie consigliera Lodi. Ci sono interventi in discussione generale, colleghi? Chiedo, quindi lascerei la parola all'assessore Campora per il parere della Giunta per la mozione. Grazie Presidente, grazie la consigliera Lodi, parere favorevole, chiedo soltanto di inserire un inciso a dare riscontro al municipio Media Quarta Valbisagna a quanto richiesto in impegnativa della mozione relativamente alla richiesta di dipingere a strisce bianche e nere i tognolini e i pali in modo che per effetto contrasto sia migliore la loro visibilità, previe gli approfondimenti tecnici e normativi, perché naturalmente occorrerà che gli uffici poi facciano anche un approfondimento in relazione poi alle norme che regolano che regolano questa materia. Grazie. Grazie assessore. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Non ne vedo.
No, no, lo prendo. Bene, colleghi, la votazione è aperta. Mettiamo appunto in votazione la mozione 020 del 0102 del 3 settembre 2021 sulla visibilità dissuasore di sosta e pali sui marciapiedi. Prego. Colleghi collegati da remoto, consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Vicepresidente Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Putti. Consigliere Putti. Vediamo i risultati della votazione. La mozione è approvata con 32 voti favorevoli. Passiamo alla successiva mozione, successivo punto dell'ordine del giorno, a cui risponderà il vice sindaco. Risponderà il vice sindaco Nicolò. Mozione 19-2022, apposizione scultura in memoria di Rossana Bensi negli spazi antistanti ingresso principale ospedale San Martino. La mozione è presentata dai consiglieri Mascia, Grillo Guido, Costa, Fontana, Amorfini, Ariotti, Rossi, Baroni, Brusoni e sottoscritta anche dal capogruppo Campanella. La illustra il consigliere Mascia. Prego, consigliere. Grazie Presidente, questa iniziativa consiliare nasce da un suggerimento del professor Franco Enrichet, che ebbe modo proprio di seguire personalmente Rossana Bensi nei 28 anni, una vita in cui stette nel polmone di acciaio presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino di Genova. Sono ben consapevole, ringrazio intanto i colleghi capigruppo di maggioranza e consiglieri che hanno voluto condividere, i consiglieri del mio gruppo di Forza Italia, ma i consiglieri della maggioranza a sostegno di questo sindaco Marco Bucci, che hanno voluto condividere questa mozione, e sono ben consapevoli di sfondare una porta aperta, perché già su mandato del sindaco Bucci il vice sindaco Nicolò so che si è già attivato in questo senso, ma mi sembra un passaggio importante come riconoscimento a favore di una personalità che ha dato così tanto a Genova in un'opera meritoria che è tanto più impressionante e tanto più onorevole nella misura in cui quanto più era all'epoca costretta appunto all'immobilismo e è ricoverata all'interno di un polmone di acciaio. L'esempio di Rossana Bensi è stato particolarmente significativo, perché proprio a partire da questa condizione Rossana Bensi non si è coraggiata, ma si è battuta per alcune battaglie che sono ancora adesso attuali, quella contro le barriere architettoniche, quella a favore dell'abbattimento dell'IVA sulle sedie a rotelle e sui presidi ortopedici. Io ho avuto modo qualche tempo fa, purtroppo, di avere un amico che ha subito l'amputazione di parte della gamba, e mi raccontava un po', diciamo, il dramma anche non solo suo personale, ma anche, diciamo, burocratico, di entrare all'interno di una spirale di spese e di che spesso e volentieri non sono tutte, diciamo, passate e a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E questa è stata una delle battaglie che Rossana Bensi ha fatto in prima linea, l'abbattimento dell'IVA su questi presidi ortopedici e sulle sedie a rotelle. E d'altro canto, un'altra linea su cui si è mossa Rossana Bensi, ribadisco, nonostante la sua condizione particolarmente critica, è stata quella di scrivere libri. Il vizio di vivere, che ha dato anche
diciamo, materia a un film per la TV diretto da Dino Risi nel 1988, Il giro tondo in una stanza, che raccoglie tutte le testimonianze che questa donna ha ricevuto nel momento in cui è diventata lei stessa terminale di tutta una serie di persone bisognose, emarginate, colpite anch'esse da situazioni di disabilità, che l'hanno presa a riferimento e hanno riversato su di lei tutte le loro aspettative, tutti i loro bisogni, tutte le loro esigenze, tutti i loro bisogni di cure, ma anche di amore e di attenzione. E poi, come dimenticare quando Rosanna Benzi, nel maggio del 1963, rese nota la sua intenzione, che espresse peraltro privatamente, ma fu riportata al pontefice, a Papa Giovanni XXIII, dai suoi amici, di offrire la sua vita, le sue sofferenze per la guarigione del Papa, che già in allora, maggio del 1963, era gravemente ammalato e sarebbe poi mancato di lì a poco, il 3 giugno del 1963. La figura di Rosanna Benzi è legata al nosocomio, all'ospedale di San Martino, e con questa iniziativa suggerita dal professore Riquet si vuole fare in modo che anche, diciamo, che questa memoria sia scolpita. C'è una scultura che è stata oggetto e realizzata da parte di Claudio Cassinelli, che reca, me l'hanno descritta, un polmone d'acciaio e sopra proprio l'effigie scolpita del capo di Rosanna Benzi, che se questo Consiglio Comunale ovviamente condividerà questa mozione e se, come credo, la Giunta e il Sindaco vorranno dare attuazione a questa mozione, come stanno già tra l'altro apprestandosi a fare, evidentemente sarà un segno imperituro della presenza e del legame di Rosanna Benzi non solo con l'ospedale di San Martino, ma anche con la città intera e con tutti noi genovesi che ancora adesso la portiamo nel cuore e abbiamo davanti quell'immagine di questa donna così bloccata a letto, bloccata in un polmone d'acciaio, ma con una vitalità da fare invidia a tanti di noi. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere, per l'appassionata illustrazione, una cosa che sicuramente ha tutti noi nel periodo in cui questa vita sofferta, però luminosa, si esprimeva. Colleghi, ci sono interventi in discussione? Non ne vedo, allora lascio la parola al vice sindaco. Consigliere Campanella, prego. Grazie Presidente. Questa mozione dal gruppo Consigliere Fratelli d'Italia non solo è ampiamente condivisa, ma anche sottoscritta, e per questo ringrazio anche il lavoro assiduo e anche preliminare del vice sindaco Nicolò, il quale ha dato un notevole contributo al raggiungimento di questo lavoro. Ma un particolare pensiero deve andare a tutti i disabili che ancora oggi sono bloccati nei nostri quartieri, soprattutto quei quartieri collinari, costruiti in modo fatiscente negli anni 70, 80, 90 da amministrazioni sorde e cieche a tutti i bisogni delle persone più deboli, quindi persone che hanno degli handicap, ma anche persone anziane. E in particolare ci stiamo occupando di alcune famiglie, di alcune persone che sono veramente segregate da queste barriere architettoniche. Abbiamo portato all'attenzione anche del sindaco Marco Bucci, al quale abbiamo fatto anche una telefonata da questi quartieri con le persone che chiedono un aiuto, un intervento. E stiamo cercando di riparare gli errori che hanno fatto le amministrazioni precedenti, dove costruivano in modo con speculazione edilizie quartieri realmente invivibili, che non possono altro che considerarsi dormitorio per alcuni e un carcere per altri. Quindi ringrazio il consigliere Mascia per aver presentato questa mozione, perché possiamo portare di nuovo alla luce e all'attenzione tutte le persone
che noi ci ricordiamo che sono confinati e bloccati in questi quartieri scomodi, collinari, dove affrontare una semplice rampa di scale diventa molto difficile. Ricordo che questi quartieri hanno dei palazzi sì dotati di ascensori, ma per lo più sono ascensori posti o al primo piano o in cima a una rampa di scale. E quindi la nostra missione è quella di pian pianino di cercare di sollevare tutti questi problemi e risolverli. Se non sono riusciti a risolversi, essendo tanti casi in questo primo quinquennio, il nostro impegno è quello di risolverli anche nel prossimo mandato. Grazie. Panella, do la parola alla consigliera Fontana, iscritta a parlare. Prego. Grazie Presidente. Ma noi colleghi del gruppo Lega Salvini Premier abbiamo condiviso e sottoscritto questa mozione che rappresenta un segno di rispetto soprattutto verso la sofferenza. Io credo che Genova debba avere sempre questo obiettivo, essere dalla parte di chi soffre e percepire le debolezze che spesso colpiscono molti cittadini. Io credo che onorare la memoria di Rosanna Benzi sia onorare tutti coloro che hanno sofferto e che soffrono anche oggi per tutta una serie di ragioni, per tutta una serie di motivi, per tutta una serie di problemi anche di salute che purtroppo sappiamo benissimo con la pandemia non si sono certamente ridotti, anzi semmai sono quintuplicati. Io ringrazio il collega Mascia per aver dato il là a questa mozione, ma soprattutto perché ritengo che una città come Genova, che sensibilmente con questa amministrazione cerca di essere il più attenta possibile alle categorie più deboli, onorare con una mozione la memoria di Rosanna Benzi, che è stata, è e credo che sarà nel tempo uno degli esempi più alti di essere umano costretto in un polmone d'acciaio a vivere la sua vita per anni e anni e anni, eppure non aver mai perso la speranza e anche il sorriso, perché io ricordo le immagini di Rosanna Benzi quando la ritraevano e aveva sempre il sorriso. Ecco, io credo che quando una persona arriva a trasmettere messaggi importanti anche attraverso un semplice sorriso, credo che sia una persona di grande cuore che merita tutta l'attenzione della città. Grazie. Grazie consigliere Fontana. Prego consigliere Terrile. Grazie Presidente, ma la mozione è certamente da condividere. Pensiamo che sia la collocazione naturale quella dello spazio antistante l'ospedale San Martino per una scultura che onora la memoria di Rosanna Benzi, proprio in quel luogo che è già stato dedicato alla sua memoria, appunto, che si chiama Largo Rosanna Benzi. Il luogo naturale perché, come già hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, Rosanna Benzi ha passato la maggior parte della sua vita all'interno dell'ospedale San Martino e credo che onorarne la memoria, ricordarne le battaglie appunto con i suoi libri, con la rivista Gli Altri, le battaglie a difesa delle persone con disabilità, la battaglia contro le barriere architettoniche fatta negli anni 70, in anni in cui era difficile comprendere che cosa fossero le barriere architettoniche. Quindi da questo punto di vista Rosanna Benzi è stata una pioniera nell'avvio di battaglie che ancora oggi stiamo conducendo, no? Con quale, sappiamo tutti con quale difficoltà per una città come Genova le amministrazioni devono lottare sostanzialmente per abbattere le barriere architettoniche.
Io credo che oggi non sia il giorno della polemica, che pure ho sentito da alcuni banchi della maggioranza, e anche una polemica sbagliata, perché se dovessimo fare un processo alla speculazione edilizia in questa città, sul banco degli imputati non ci starebbe la sinistra. Ma ci ho detto, non è il giorno della polemica, è il giorno invece della memoria, è il giorno in cui va onorata la memoria di persone coraggiose, libere, e che pur nella difficoltà della loro esistenza hanno costruito un percorso che ancora noi oggi siamo tutti abbiamo tutti il dovere di seguire. Aggiungo un altro elemento: chi ha forgiato questa scultura è Claudio Casinelli, che non è solo un artista, ma è anche il presidente dell'Istituto Chiossone, che è un punto di riferimento per gli ipovedenti e i non vedenti nella nostra città, ma non solo nella nostra città. Un uomo che ha dedicato parte considerevole della sua vita al volontariato e all'aiuto delle persone, diciamo, in difficoltà, in questo caso ipovedenti o non vedenti, e credo che in qualche modo quindi questa decisione, già presa dall'amministrazione, ma credo che sia anche giusto che il Consiglio Comunale dica la sua, ha un doppio significato, perché mette insieme diversi modi di stare al fianco delle persone delle persone fragili, e quindi a maggior ragione il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Terrile, la parola al capogruppo avvenente, prego. Grazie presidente, ma io voglio ringraziare i proponenti, perché ritengo sia un'azione meritoria che riconosce i sacrifici fatti da questa nostra cara concittadina. Approfitto insieme a Rosanna Benzi per ricordare anche Giovanna Romanato, che anch'essa ha vissuto la stessa esperienza, passando molti anni nel polmone d'acciaio, combattendo come una leonessa. E poi devo dire che la forza della malattia ha preso il sopravvento. Però è giusto e sacrosanto ricordare Rosanna, perché è stata un po' il primo esempio di lotta strenua alla dimenticanza che noi tutti, presi dalla quotidianità, non riusciamo sufficientemente a mettere impegno nella lotta alle barriere architettoniche, ad esempio, e a tutti quei presidi che possono agevolare la vita alle persone che hanno queste difficoltà. Per cui ben venga questa iniziativa. Volevo anche cogliere l'occasione per ricordare che a Rosanna Benzi fu intitolata ancora oggi, porta il suo nome, la biblioteca di Voltri, presente nel municipio Ponente. Ecco, io credo che in quella realtà molti studenti che vanno a consultare i volumi, a studiare, a farsi una cultura, avranno l'occasione di riflettere, così come le persone che entreranno all'interno dell'ospedale San Martino quando questa statua sarà posta in essere, per riflettere sulla necessità di diffondere sempre di più la cultura della disponibilità nei confronti dei soggetti che hanno criticità serie, come aveva Rosanna Benzi. E spero che serva anche a far riflettere tutte quelle persone che, nonostante le campagne di sensibilizzazione che ci sono ormai nato da tanti anni, continuano pervicacemente a posteggiare le loro auto sui posti, sugli stalli riservati ai disabili. Credo che anche questa possa essere un'occasione per riflettere sulla necessità invece di assumere degli atteggiamenti e dei comportamenti che siano conseguenti al ricordo che oggi si vuole portare e al rispetto che si deve a questa nostra concittadina Rosanna Benzi. Grazie. Grazie capogruppo avvenente. Non vedo altri interventi in discussione generale, lascio la parola al vice sindaco per il parere della Giunta. Grazie presidente, grazie consigliere Mascia e grazie a tutti i consiglieri che hanno sottoscritto questa mozione. Le parole che voi avete detto sono certamente vere, giuste. Le barriere architettoniche sono un grande problema. Io credo che oggi però la figura di Rosanna Benzi debba essere ricordata non soltanto per quello che è, per quello che ha dedicato, per il fatto che ha vissuto
gran parte della sua vita in un polmone d'acciaio. Non so se voi avete mai visto una persona dentro un polmone d'acciaio. Il polmone d'acciaio è una macchina che ti fa respirare. Senza di quello la persona soffoca molto. Lei è arrivata in ritardo di 4 anni con l'appuntamento della sua vita, perché nel 1962, a 14 anni, è stata colpita dal poliomielite, un virus che oggi noi conosciamo, no? Ne parliamo come se fosse al bar del virus del Covid. Un tempo, negli anni 60, c'era l'enterovirus, il poliovirus, che faceva veramente grandi. Dicevo, è arrivata 4 anni in ritardo perché nel 66 l'Italia ha reso obbligatorio il vaccino per la poliomielite, obbligatorio, questo che sia chiaro a tutti quanti, quelli che ancora oggi fanno dei distinguo sulla importanza e sulla obbligatorietà di un vaccino a scopo sanitario. Per cui questa intenzione e questo impegno che questa amministrazione, il sindaco Bucci, su stimolo del professore Enrichet, che ha dedicato tutta la vita a queste persone, e dell'artista Claudio Cassinelli, che io conosco molto bene proprio per il fatto che lui poi nella vita di tutti i giorni si occupa del presidente dell'Istituto Davide Chiossone per i ciechi ipovedenti, credo che oggi sia veramente molto, ecco, azzeccata, consentitemi questo termine, questa mozione, proprio per le seguenti ragioni, per cui certamente il parere della Giunta è favorevole. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi e dichiarazione di voto? Non ne vedo, allora procediamo alla votazione. Bene, colleghi, aperta la votazione sulla mozione. Chiamiamo i colleghi collegati da remoto. Consigliere Costa. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Vicepresidente Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Putti. Favorevole. Allora, colleghi, la mozione della posizione scultura e memoria di Rosanna Benzi negli spazi antistanti l'ingresso principale all'ospedale San Martino è stata approvata con 35 voti favorevoli. Adesso proseguiamo con le interpellanze. Come discusso questo punto, come discusso nella conferenza capigruppo, ha avuto anche riguardo della, diciamo, anzianità della interpellanza relativamente al riconoscimento a Piero Giorgierni. Grazie alla disponibilità del consigliere Crivella e al vice sindaco che darà il parere della giunta, iniziamo l'interpellanza appunto da questo riconoscimento che si è permesso una battuta, anche quello in grave ritardo, a un nostro concittadino che ha fatto la storia del cinema. Prego, consigliere Crivella. Sì, grazie Presidente per aver anche rafforzato e naturalmente incoraggiato questa riflessione che nasce da un'interpellanza che in qualche modo richiama quest'ordine del giorno approvato più di 2 anni fa, nel dicembre del 2019. Naturalmente, caro Assessore, siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono e che si incontrano nel voler individuare, insomma, realtà alle quali dedicare come dire, piazze, vie o qualcosa di, come dire, di rappresentativo nella città a nostri concittadini di un certo rilievo. Voglio solo ricordare, ma proprio telegraficamente, che noi, peraltro, quando presentammo l'ordine del giorno approvato appunto all'unanimità nel Consiglio Comunale del 3 dicembre,
devo dire che lo fummo anche stimolati, sollecitati da un'intervista fatta da un attore straordinario come Giancarlo Giannini nel 14 dell'ottobre, sempre del 2019, dove la ci ricordava, a proposito appunto di Pietro Germi, che lo definiva un genio un po' maltrattato, come sarebbe stato opportuno naturalmente che la sua città lo ricordasse. Così, che in questo caso sollecitati da un bel articolo fatto da Carlo Piano sempre sul Secolo, che riprendeva naturalmente anch'esso l'intervista di Giancarlo Giannini e ci ricordava appunto di un nostro concittadino nato, cresciuto, che ha frequentato le scuole in questa città e naturalmente poi è diventato il personaggio che, anche se in poche parole significative, il presidente Saremi ricordava, un grandissimo attore, uno straordinario regista. Insomma, ci pareva appunto opportuno, pur comprendendo, lo sottolineo per la seconda volta, quali siano le difficoltà nel cercare di individuare in tale riconoscimento, il fatto di voler conoscere in qualche modo e ricordare ancora una volta quali siano stati gli adempimenti da parte dell'amministrazione e dell'assessorato competente. La parola al vice sindaco per il parere sull'interpellanza, prego. Grazie presidente, grazie consigliere. Io parlo a nome dell'assessore Grosso, che mi ha pregato appunto di riferire in merito a questa interrogazione l'intenzione, la volontà di apporre una targa in memoria all'interno dell'auditorium Strada Nuova, che quindi verrà prossimamente fatto. E in occasione poi del 50° anniversario della sua morte, che sarà a dicembre del 2024, di organizzare una rassegna dedicata espressamente a lui, con un circuito su tutte le sue opere. Grazie. Grazie per la risposta, vice sindaco. Procediamo con le altre. Scusi, consigliere Crivello, prego per la replica. Se immagini, no, so, per dire che va bene, anche perché poi io non l'ho voluto fare, ma in virtù del fatto, quindi accogliendo la proposta sia del posizionamento e tanto più della rassegna, lo ricordo in questo caso con lo sguardo rivolto in avanti e considerando positiva la scelta, che l'ex sala Pietro Germi in qualche modo poi nel 2018 è stata trasformata in auditorio di Strada Nuova, quindi per quanto rappresentativo e significativo questa nuova intitolazione, è stata quindi rimossa quella intitolazione, quindi poteva apparire ulteriormente negativo il fatto che, oltre a non ricordarlo, una realtà che lo ricordava è stata modificata. Grazie capogruppo Crivello. Prima di dare seguito alle altre interpellanze, volevo anticiparvi che viene rinviata per accordo tra il consigliere Costa, che è il proponente, e l'assessore Picciocchi, viene rinviata alla successiva settimana l'interpellanza sulle risorse destinate alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano. Procediamo adesso con l'interpellanza per la quale nel frattempo è stato distribuito l'allegato che l'interpellanza stessa cita, quindi vi dovrebbe essere stato distribuito questo allegato, collaborazione con l'associazione pediatri estero ospedalieri Liguri per progetti a tutela della salute dei bambini e delle famiglie. L'atto è presentato al consigliere De Benedictis. Risponde l'assessore Campora, l'assessore, il vice sindaco Niccolò. Prego consigliere De Benedictis. Grazie presidente. Ma io con questa interpellanza chiedo a lei, assessore, a tutta la giunta, conoscere se il comune intende attivare questa collaborazione con l'associazione pediatri extraospedalieri Liguri per far che cosa? Sviluppare progetti a tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie. A proposito, leggo quali interventi, quali attività svolte negli ultimi anni, alcune delle attività svolte dall'APEL, che come sappiamo ha un profilo medico-scientifico di altissimo livello. Allora, da sempre collabora con l'UNICEF e con l'Istituto Caslini e con gli altri istituti pediatrici italiani. Nelle scuole ha effettuato interventi di educazione e formazione
alla prevenzione degli incidenti, sviluppando anche il tema del doping allo sport. Partecipate al tavolo scientifico per la ristorazione scolastica del Comune di Genova fin dal 2005. Partecipa al progetto Amantea del Comune per la prevenzione dei maltrattamenti dei minori. Collabora con l'Agenzia della Famiglia dal 2019 per interventi precoci, così chiamati primi 1000 giorni di vita. E ha partecipato al progetto Genitori per l'emergenza per la prevenzione dei danni da incidenti domestici. Ho letto alcuni dei punti, diciamo, più qualificanti dell'associazione pediatri extra ospedalieri della Liguria. A lei la risposta, grazie. Prego, Vice Sindaco, per la risposta all'interpellanza. Grazie, consigliere De Benedictis. Certamente questa sua interrogazione è molto importante. I bambini rappresentano il futuro della nostra città, come di tutta la nostra nazione, per cui è giusto che il Comune in qualche modo se ne prenda carico, se ne occupi, anche tramite queste accordi, queste collaborazioni con medici pediatri specializzati appunto nella cura, nella gestione dei bambini, delle persone in età pediatrica. Tra l'altro questa associazione il presidente di questa associazione, il dottor Ferrando, che voglio dire non ha bisogno di particolari presentazioni perché è un pediatra ormai noto a tutti, molto, molto importante, molto noto, rappresentante anche nell'ordine dei medici. Per cui certamente l'impegno di questa amministrazione sarà quello di collaborare con questa associazione. Eventualmente io ho potuto dare un'occhiata a questo accordo, e vedremo di mettere insieme un piano d'azione per poter insieme gestire al meglio le criticità delle persone in età pediatrica, ma dirò di più anche delle loro famiglie, che devono gestire spesso situazioni abbastanza difficili e non semplici. Grazie. Grazie Vice Sindaco, prego consigliere De Benedetti per la replica. Io la ringrazio Vice Sindaco, sono ampiamente soddisfatto della sua risposta. Grazie. Procediamo con la successiva interpellanza l'atto presentato dal consigliere Giordano. Ottimizzazione area parcheggio di via Vesuvio in prossimità del capolinea della linea 39. Risponde l'assessore Campora. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Assessore, questo percorso nasce da un continuo colloquio tra il rappresentante dei cittadini e il municipio Centro-Est, una richiesta che è stata inviata agli assessorati competenti, e per la necessità di ottimizzare l'area di parcheggio di via Vesuvio in prossimità del capolinea del 39 adibita a sosta libera. L'intervento congiunto del 18 di marzo tra Mobilità, Aster e Amium atto a ritracciare gli stalli nell'area in oggetto, e durante tale intervento è stata presentata proprio dalla cittadinanza una proposta volta a migliorare e ottimizzare questi spazi. In particolare la tracciatura di ogni stallo per ordinare la sosta su entrambe le fasce del parcheggio, zona superiore e pianzale inferiore, la costituzione di un senso unico all'interno della zona di parcheggio, così da incrementare la capienza del parcheggio stesso. E quindi chiediamo per sapere se è intenzione della civica amministrazione proseguire questo percorso ottimizzando l'area su ambe le fasce, tracciando i singoli stalli in modo preciso e definitivo, a valutare la possibilità di installare nel piazzale inferiore, come suggerito dalla cittadinanza e ampiamente discusso nel municipio, in modo tale da incrementare gli stalli già esistenti, recuperando così lo spazio. Grazie. Prego per la risposta, assessore Campora. Grazie Presidente, grazie consigliere Giordano. Adesso c'era stato un accesso in loco, probabilmente io fatto direttamente dai tecnici. A memoria non ricordo di essere stato presente. Ho parlato con col municipio
e mi ha detto che dovrebbero procedere in tal senso, anche se con qualche modifica rispetto a quello che era stato, quelli che erano i desiderata delle persone che erano intervenute per delle questioni legate alla, diciamo, alla dimensione e agli spazi che in qualche maniera non permetterebbero perfettamente la realizzazione di quello che era stato indicato. Però io ho chiamato e ho sollecitato Aster e tutti i soggetti coinvolti affinché si possa andare nella direzione da lei indicata dai cittadini, perché alla fine creerebbe anche una maggior ordine per quanto concerne proprio la mobilità in quell'area. Quindi l'intenzione è quello di accogliere, se non totalmente, comunque almeno parzialmente, quella che è la richiesta. Prego, consigliere Giordano, per la replica. Grazie assessore, le chiedo cortesemente se può inviare poi al nostro gruppo e per conoscenza agli altri la modifica, così perlomeno ne prendiamo atto, e anche le tempistiche. Grazie consigliere Giordano, passiamo alla successiva interpellanza. L'atto è presentato dal consigliere Villa e riguarda l'avvallamento sede stradale incrocio via Struppa via Lucarno. Risponde l'assessore Campora. Procediamo con la successiva nell'attesa che il consigliere Villa riconquisti l'aula. L'interpellanza del 17 gennaio 2022, l'atto presentato da Fontana Lorella, dalla consigliera capogruppo Fontana, intervento per manutenzione secondo ascensore via Rigola. Risponde sempre l'assessore Campora. Prego. Grazie Presidente. Il secondo ascensore di Via Rigola risulta inutilizzato dal 2014. Ad oggi vi è stato anche un interessamento da parte del consigliere Ferrari del municipio Centro-Ovest, che aveva anche presentato un'interrogazione in data 25 novembre del 2020 all'assessore alla mobilità dello stesso municipio, però non si è a conoscenza dei tempi burocratici e tecnici per il ripristino e la ripresa del funzionamento di questo manufatto. Dal 10 dicembre 2021 la nostra amministrazione ha adottato l'importante decisione per venire incontro alla cittadinanza di far usufruire ascensori, cremagliere, metropolitana gratuitamente. Questo anche per consentire non solo l'educazione della cittadinanza ad usare i mezzi pubblici, ma anche per agevolando un maggior scorrimento nel traffico cittadino con l'uso dei mezzi privati. E io chiedevo con questa interpellanza, assessore, se è nei programmi dell'amministrazione approntare un progetto di interventi di manutenzione su questo manufatto e di considerare comunque che qualora si avviassero questi interventi sul secondo ascensore, per ovvi motivi tecnici, il collegamento via Rigola, via di Nocol non potrebbe più assicurare il regolare servizio, determinando dei disagi soprattutto alla popolazione anziana. Grazie assessore. Prego assessore Campora. Grazie presidente, grazie consigliere. Ho fatto un po' di, sono insieme ad MT, siamo andati a ricercare un po' di punto di informazioni a cui le accennava poc'anzi in relazione alla data in cui l'ascensore ha smesso di funzionare. Effettivamente nel 2014 MT decise che allo scadere della vita tecnica dell'impianto, che risale quindi al po' di anni or sono, di non rimettere in funzione anche il secondo impianto. In quell'epoca la valutazione che era stata fatta e che siamo andati a recuperare nel
era quella che un impianto era più che sufficiente a soddisfare le richieste di mobilità. Questa era stata la valutazione che era stata fatta nel 2014. Per procedere alla attivazione del secondo ascensore, di fatto occorre procedere ad una quasi totale ricostruzione dell'impianto, della cabina, delle parti elettriche e meccaniche, della sala macchine e tutte le opere civili. Di fatto occorre ricostruirlo, diciamo, integralmente, in quanto non è possibile recuperare quello che attualmente la cabina e l'impianto che si trova ancora in loco. È evidente che nel momento in cui si dovesse procedere alla riqualificazione dell'impianto, dovrebbe essere garantito comunque un trasporto alternativo. La questione vera è che dobbiamo valutare, e in questo lei ci può essere anche d'aiuto, se effettivamente l'attuale ascensore riesce a dare una risposta adeguata alla popolazione o meno. E mi pare che dalle sue parole non sia così, o comunque il sentire dei residenti vada nella direzione di richiedere un ulteriore impianto. Quindi noi possiamo dire che accogliamo quella che è la sua proposta. Si tratterà oggi di andare a recuperare e individuare le fonti di finanziamento affinché si possa procedere comunque un'opera che ha un costo importante, ma nel contempo che garantisce un servizio essenziale, perché conosciamo bene la conformazione di Via Rigola e le difficoltà di accesso e di collegamento tra la parte bassa della città e via Rigola. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Fontana per la replica. Grazie Assessore. In effetti il discorso sta proprio nel comprendere le esigenze della cittadinanza. Ovviamente qualora si ritenesse di non procedere nella sistemazione, è chiaro che comunque bisogna garantire un collegamento che sia regolare e che sia, come dire, adeguato ai tempi di oggi. Grazie. Procediamo con l'interpellanza del 9 febbraio 2022. L'atto è presentato da Villa Claudio, riguarda avvallamento, sede stradale, incrocio via Struppa, via Lucarno. Risponderà l'assessore Campora. Prego, consigliere Villa. Sì, grazie. Mi scuso innanzitutto con lei, eravamo per motivi di lavoro su in buvette, ma ringrazio anche l'assessore e me ne scuso anche con lui, con l'assessore Campora. Ma questa è un'interpellanza che appunto ho presentato qualche settimana fa relativamente a un pericolo che potrebbe essere determinato da un avvallamento che si è verificato in prossimità appunto dell'incrocio tra via Struppa e via Lucarno, dove esiste anche tra l'altro un attraversamento pedonale e altrettanto un chiaramente attraversamento semaforico. I cittadini residenti e circostanti quella zona e le persone che quotidianamente attraversano questa arteria importante che collega l'Alta Val Bisagno con la città e viceversa, è chiaro che c'è stata un po' la preoccupazione da parte di questi cittadini e mia di poterla appunto verificare. E allora con questa interpellanza mi sembrava doveroso e giusto avere un chiarimento. È un probabile, come immagino ci sarà, eventualmente sopralluogo e di intervento per capire appunto se tale strada sta affossando o se tale avvallamento è dovuto ad un'erosione del chiaramente Bisagno, del torrente Bisagno che è chiaramente circostante la strada stessa, o altrettanto essendo tale incrocio zona di scarico di un torrente, di un rivo che accede allo stesso Bisagno. Ecco, quindi quello che chiediamo semplicemente era quello di verificare tecnicamente se una cosa del genere può essere appunto verificata e altrettanto eventualmente messa in sicurezza in modo e maniera che non accadano successivamente cose ulteriori. L'avvallamento è abbastanza evidente, eventualmente io fornirò documentazione fotografica e storica
di quello che è avvenuto ed eventualmente insieme ad altri cittadini saremo disponibili con l'assessore e i tecnici a rilevare quello che abbiamo noi notato in queste ultime settimane, dove si è ulteriormente, crediamo, ecco, avallato questo sedime stradale. Grazie. Grazie consigliere Villa, prego assessore Campora per la risposta. Grazie, grazie consigliere Villa. Allora, dalle relazioni tecniche che abbiamo ricevuto dagli uffici, posso dire che la situazione dei cedimenti nel tratto di via Struppa, con riferimento quindi all'incrocio di via Velucarno, è determinata da diversi fattori, tra cui la presenza di infrastrutture sotto la massicciata stradale, che risalgono ancora all'allargamento della carreggiata, che causano tecnicamente una disomogeneità. E abbiamo la presenza di un rivo proveniente da Velucarno e tutti gli interventi di scavo che si sono succeduti nel corso degli anni. Aster ha fatto un accesso in loco e è stata collocata una segnaletica che va a indicare il pericolo a tutela del pubblico transito e a metà marzo saranno avviati i lavori di riordino della carreggiata. Questa è la tempistica, naturalmente la terremo informata poi sulla data precisa di inizio dei lavori. Grazie. Assessore, prego per la replica, consigliere Villa. Sì, grazie assessore, ma accetto volentieri la comunicazione dell'assessore Campora, mi sembra che sia un dovuto ma anche pronto intervento. Io terrò chiaramente monitorata la situazione, so certamente che l'assessore Campora mi informerà ed eventualmente comunicheremo ai cittadini di questo intervento che credo sia immediato e altrettanto importante per la messa in sicurezza di quel tratto, ripeto, così importante di strada ed eventualmente del rio Locarno che è sottostante la strada stessa. Come immaginavamo, e ci fa piacere rilevare che l'avvalamento probabilmente è dovuto a erosione o comunque a qualcosa che è avvenuto negli anni e che, ahimè, giustamente deve essere sottoposto a messa in sicurezza. Grazie. Grazie consigliere Villa. Allora, avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, chiudiamo i lavori del presente Consiglio Comunale 22 febbraio 2022. Ci aggiorniamo i lavori al Consiglio Comunale previsto in calendario al 1 di marzo. Grazie per la pazienza e la collaborazione di tutto il Consiglio e il personale per il sostegno e l'aiuto ricevuto dal Presidente Pro Tempore. Una buona serata a tutti.